assolutamente a giocare, una partita, una squadra forte, magari un po' inferiore rispetto agli altri squadroni, però è sicuramente al nostro livello, se non di più, quindi massima attenzione perché sarà un partitone. Le squadre, le avversarie sono tutte toste, sono tutte difficili da affrontare. Assolutamente, quindi bastava vedere la lista della spesa, squadroni, siamo felici, penso che possiamo assolutamente fare bella figura. Presidente, in quella lista di squadroni c'era anche questo splendido logo che lei ha puntato sulla giacca, Atalanta Bergamasca Calcio. Sì, è un sogno per noi, per tutta, ma soprattutto un sogno credo anche per tutta la tifoseria, per il popolo atalantino che sta sempre più ampliandosi e questo ci rende immensamente felici e ci fa capire che comunque siamo sulla strada giusta anche per poter migliorare. Presidente, lo stato d'animo prima del sorteggio? Beh, io sono abbastanza abituato a eventi speciali, in senso buono o negativo, quindi questa esperienza mi rende tranquillo, sereno, anche se sei sempre in massima tensione. È come pre-partita, finché non finisce, io sto male. Presidente, un regalo di Natale migliore l'Atalanta, ai suoi tifosi non poteva farlo perché il passaggio agli ottavi di finale, insomma, lei l'ha detto più volte, un sogno che si è realizzato. È un miracolo, veramente, adesso se vogliamo essere onesti, questa è la vera realtà, inimmaginabile per tutti, si è realizzato e quindi io chiedo anche che ci sia dei giudizi di buon senso, di non andare a estremizzare delle cose dove dobbiamo sempre tenere conto che è una società di provincia con i suoi limiti e con i suoi valori, soprattutto tenendo conto per noi il settore giovanile è molto importante e fondamentale perché la stessa Primavera sta facendo cose straordinarie anche lei in Europa e c'è ancora tanto da fare, l'importante è essere uniti soprattutto nei momenti di difficoltà.